Ben ritrovati, carissimi radioascoltatori di Radio Giovani Arcobaleno, in questa seconda domenica del tempo ordinario. Ci ritroviamo con un Vangelo in questa domenica davvero speciale. Ci troviamo nel capitolo 1 di Giovanni, versetti 35-42. Perché è un Vangelo speciale? Perché è un Vangelo magari non troppo lungo, ma pieno e denso di significati. Abbiamo l'incontro di Gesù con alcuni dei suoi discepoli e proprio da questo incontro noi comprendiamo il modo con cui Gesù chiede di vivere a tutti gli altri discepoli e anche a noi. Vedete alle mie spalle San Gaspare, l'immagine di San Gaspare del bufalo e della Vergine Santissima, la regina del preziosissimo sangue. E ho scelto di inquadrare anche loro perché sono anche loro due discepoli di questo maestro che chiede una cosa particolare. Per conoscerlo bisogna andare dietro di lui. Quando questi discepoli guardano Gesù nella pagina del Vangelo, gli chiedono: Maestro, dove abiti? La risposta di Gesù in realtà è una non risposta, perché non è una risposta così chiara. Gesù lascia all'iniziativa dei discepoli, dicendogli venite e vedrete. È come se Gesù gli stesse dicendo venite con me, venite a casa mia, venite ad abitare insieme con me. Maestro, dove abiti? Gli domandano. Gesù gli dice venite e vedrete. Allora voglio domandare anche a te che mi stai ascoltando in questo momento. Hai fatto mai come San Gaspare, come la regina del preziosissimo sangue, un'azione in cui potesse abitare il Signore Gesù? Nelle azioni che compi, c'è Gesù con la sua forza, con la sua grazia? Nei tuoi occhi abita Dio? Che cosa abita la tua vita? Che cosa abita le tue azioni? Ecco, penso che questa domenica davvero possiamo interrogarci sulla bellezza di un Gesù che è presente in ognuno di noi e cerca di portarci a casa sua, perché anche magari davanti a quelle azioni in cui non c'è troppo amore di Dio, noi con lui possiamo imparare. E sì, perché la casa di Dio è una casa che è sempre aperta, dove possiamo andare e imparare e comprendere dove abita il Signore. E probabilmente scopriremo sempre di più conoscendolo che l'abitazione preferita del Signore, altro non è che il nostro cuore. Allora, come San Gaspare e come la regina del preziosissimo sangue, la Vergine Santissima, scegliamo di fare abitare Dio nelle nostre azioni e in quello che facciamo ogni giorno. Buona domenica a tutti.